Avete bisogno di crediti? Il link in descrizione vi porterà a un 7buy, sito affidabile, veloce ed economico. Scegliete il vostro ammontare di crediti, 200.000, 300.000, cliccate su buy, andate ad inserire il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player di Wissam Beyeder Tots 93 di rating. Prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione ragazzi. Secondo me Beyeder è un bellissimo attaccante. In più potrei coprire anche il ruolo, volendo, di COC, attaccante esterno. Guardate, in casi estremi anche l'ala, però meglio di no, dai, perché comunque gli manca quella resistenza. E in più non ha la forza che a me piace particolarmente. Sì, non è un contro, ma nemmeno un pro. Però lo vedo più un contro, un piccolo contro. Infatti l'ho voluto inserire tra i contro, ho detto tre volte. Work rates brutto, perché difesa e attacco sono alto alto. Preferivo un basso in difesa o un medio in difesa e un alto in attacco. Purtroppo non è andata così. Il dribbling invece è fenomenale. Tantissimi 99, agilità, equilibrio. In più abbiamo reattività, controllo palla, dribbling, freddezza. La freddezza che sappiamo aiuta anche il tiro e lo rende più freddo anche sotto porta, tu per tu portiere. E questa cosa è veramente ottima. Un'altra qualità di questa carta, di questo giocatore, è il passaggio. Ecco perché vi ho detto che può fare il COC. Però nel passaggio lungo 77, insomma. Quindi voglio specificare, passaggio pro se è messo come attaccante, perché riesce a chiudere bene i triangoli, riesce a scambiare bene, riesce a fare un passaggio filtrante come si deve, alto, basso, chi che sia, ed è una cosa assolutamente positiva. Riesce un minimo anche a crossare con 86 e 89 in passaggio, scusatemi, calci piazzati. L'effetto è 94 che rientra sul tiragiro pallonetto, tiro d'esterno, e lui ha anche come qualità e caratteristica tiro esterno, che è importantissimo in varie situazioni. Però nonostante questo abbiamo anche il 5 di piede debole, che è fenomenale, perché così possiamo sbirzarci con i tiri, possiamo rendere questa carta imprevedibile. E quello ci vuole anche in attacco, un giocatore imprevedibile che non si sa se tirerà di destro, da esterno o di mancino, ed è una cosa assolutamente per me positiva. Come skill abbiamo 4, vanno bene con le 5, secondo me avrebbe avuto un prezzo anche superiore a questo 1,5 milioni, avrebbe avuto tipo un prezzo di 3 milioni, secondo me ragazzi, assolutamente. La velocità è buonissima, ottima, un pro, accelerazione 96, velocità scatto 92, l'accelerazione sarebbe la partenza iniziale, quindi parte molto bene e poi comunque raggiunge una velocità massima molto interessante. Il colpo di testa in carta è interessante, 96 in salto e 91 in precisione di testa, però onestamente parlando in game non mi ha colpito, anche perché comunque ci vuole uno stile di gioco dove si vada a crossare e io non ho questo particolare stile di gioco. Poi alto 170 cm con 68 kg di peso, un rapporto altezza peso che ci siamo. È come body type unico, ma è un magro, magro più, medio no, perché comunque ha un rapporto altezza peso veramente corretto, ben bilanciato secondo me. Come stile intesa l'ho provato con Ombra, perché l'ho comprato così, mi sono detto Ombra, vabbè. Poi vedendo bene effettivamente ci sta Ombra. Però del tiro c'è da dire che ha un 80 in long shot. Questo è un po' così e così, ecco, avrei preferito qualcosa in più, però in aria non ha problemi, finalizza benissimo, 99, 99 in posizionamento, 93 in potenza tiro e anche il tiro al volo è interessante, 94. Come alternative posso dire un Mbappé o un Depay, Mbappé va dal base in poi ovviamente, invece Depay preferisco più il Tots. Come indice di inabilità da 1 a 5 francese che gioca in Francia nel Monaco. Purtroppo non è ibridabilissimo con altri giocatori, anzi con altre leghe più che altro, perché appunto Francesco gioca in Francia, però ci vogliono i francesi che giocano in Francia, se no la Francia, i giocatori francesi non si ibriderebbero con nessuno, ovviamente. Ma gli do un 3 come ibridabilità. Come prezzo 1,5 milioni, secondo me scenderà ancora sul 1,2 milioni. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9+. È davvero una carta meta, secondo me, perché ha le qualità, rapidità, dribbling, è piccolo, è agile, però non ha resistenza. Non ha quel work rate che a me piace. Non ha un minimo di forza, però è comunque uno dei migliori attaccanti della Liga.
Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, che vi rispondo, vi ringrazio. Ciao belli.